Ciao a tutti e benvenuti al corso di italiano per stranieri, livello A1. Oggi facciamo la lezione numero 10. In questa lezione facciamo il riepilogo dalla lezione numero 1 alla lezione numero 9. In particolare, vediamo che cosa abbiamo imparato. Abbiamo imparato tante parole, un po' di grammatica e abbiamo imparato alcune funzioni comunicative. Vediamo, quindi oggi ripetiamo nella sezione numero 1 le parole, nella sezione numero 2 le strutture grammaticali, la grammatica, e nella sezione numero 3 vediamo le funzioni comunicative. Vediamo le parole. Per le parole vediamo subito i saluti. Vediamo come possiamo salutare in italiano. Quando incontriamo qualcuno, salutiamo e diciamo buongiorno. O buonasera, o ciao, salve. Invece, quando andiamo via, quando usciamo ad esempio da una stanza, quando andiamo via, diciamo ciao, arrivederci, a domani. Ci vediamo domani. A presto! Bene, vediamo adesso i numeri che abbiamo imparato. Vediamo, abbiamo imparato i numeri da 0 a 9. Ripetiamo. 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19 e poi 20, 21, 22, 23 e poi passiamo ai numeri 30, 39, 34, 35, 36 e poi 47, 48, 49. Quindi qui vediamo i numeri da 0 a 49, ma abbiamo imparato anche altri numeri. I numeri da 50 a 99. E vediamo alcuni numeri di questi. 50, 51, 52, 62, 63, 64, 74, 75, 76, 86, 87, 88, 98, 99. Quindi abbiamo imparato i numeri da 0 a 99 e poi abbiamo imparato anche il numero che viene dopo 99, che è questo. Questo è il numero 100. 100. Bene, andiamo avanti. Abbiamo imparato i giorni della settimana. Ripetiamo i giorni della settimana. I giorni della settimana in italiano sono lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ripetiamoli ancora. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Vediamo ancora i mesi. Quali sono i mesi in italiano? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Bene, andiamo avanti. Abbiamo imparato anche le parole della famiglia. Vediamo quali sono. Abbiamo imparato, ad esempio, mamma e papà. Poi fratello, sorella, figlia, figlio, marito, moglie, nonna, nonno, zia, zio, cugina, cugino, cognata, cognato, nipote, suoceri, genero e nuora. E adesso vediamo insieme. Adesso guarda la figura e rispondi a questa domanda. Chi è Emma? Chi è Emma? Emma, chi è? Vediamo. Emma è la sorella di Giovanni. Emma è la mamma o la madre di Marco e Pia. Emma è la sorella di Emilia ed è anche la sorella di Franca. Emma è la figlia di Enrica e Luigi. E Emma è la cognata di Sergio. Ancora, rispondi. Chi è Marco? Marco, chi è Marco? Marco è il figlio di Emma e Giovanni. Marco è il fratello di Pia. Marco è il nipote di Emilia e Franca. E Marco è il nipote di Enrica e Luigi. Quindi Marco è il nipote di Emilia e Franca e Marco è il nipote di Enrica e Luigi. Bene, andiamo avanti. I mestieri, i lavori. Vediamo alcuni mestieri. Professore, dottore, giornalaio, commesso, veterinario, fotografo, giornalista, farmacista. Vediamo il femminile di questi nomi. Il femminile di professore è professoressa. Il femminile di dottore è dottoressa. Il femminile di giornalaio è giornalaia. Il femminile di commesso è commessa, la commessa. Il femminile di veterinario è la veterinaria. Il femminile di fotografo è la fotografa. Il femminile di giornalista è la giornalista. Non cambia, è uguale. Maschile e femminile sono uguali. E
anche per farmacista, diciamo il farmacista per il maschile e diciamo la farmacista per il femminile. Bene, andiamo avanti. Abbiamo imparato anche i programmi del fine settimana. Che cosa possiamo fare sabato e domenica nel nostro tempo libero? Vediamo. Io mi riposo, io vado in piscina a nuotare, io vado in bicicletta, io incontro gli amici per cena, ad esempio, io vado in discoteca a ballare, io vado al mare, io faccio una gita a Firenze, io faccio una passeggiata con un'amica, io resto a casa e guardo la televisione o io resto a casa e leggo un libro. O io vado a un concerto per ascoltare la musica. Oppure io vado a una festa con i miei amici. Bene, vediamo quali parole possiamo usare per descrivere una persona. Per descrivere una persona possiamo descrivere l'aspetto fisico e il carattere. Vediamo le parole per l'aspetto fisico. Lui è alto, lui è basso, lui è magro, lui è grasso, lui è robusto, lui è esile. E per il femminile diciamo, lei è alta, lei è bassa, lei è magra, lei è grassa, lei è robusta e lei è esile. Per i capelli, il colore dei capelli, diciamo, lei è bionda, lei è bruna e lei è castana. Per il maschile possiamo dire lui è biondo, lui è bruno e lui è castano. Bene. Vediamo ancora per i capelli. Possiamo dire lui o lei ha i capelli biondi, i capelli castani, i capelli neri, i capelli rossi, i capelli grigi e i capelli bianchi se è anziano. Oppure la forma dei capelli. Lui ha i capelli ricci, lei ha i capelli lisci, lei ha i capelli ondulati, lei ha i capelli biondi e lunghi e lui ha i capelli corti. E vediamo per gli occhi. Lui o lei ha gli occhi azzurri, gli occhi verdi, gli occhi marroni o gli occhi neri. Vediamo che cosa possiamo dire per descrivere il carattere di una persona. Qui ci sono alcuni aggettivi utili per descrivere il carattere di una persona. Adesso insieme uniamo ogni aggettivo al suo contrario, ogni aggettivo alla parola che ha il significato opposto, contrario. Vediamo, simpatico, qual è il contrario di simpatico? Il contrario di simpatico è antipatico. Aperto, qual è il contrario di aperto? Una persona aperta. Il contrario è chiuso. Una persona altruista, qual è il contrario? Altruista
egoista. Pigro, pigro. Il contrario è dinamico, divertente, divertente. Il contrario di divertente è noioso, noioso. Socievole, socievole. Qual è il contrario di socievole? Socievole, il contrario è solitario. Espansivo, il contrario di espansivo è timido. Espansivo, contrario è timido. E infine tranquillo, agitato. Tranquillo, oppure possiamo dire calmo. Il contrario è agitato. Bene. La sezione numero 1 della lezione 10 finisce qui. La sezione numero 1 era sulle parole. Adesso ci vediamo tra poco.